Bene, eccoci qua al quarto episodio dove cominciamo l'avventura all'esterno della grotta. E direi di cominciare ad andare di qua. Qua sembrerebbe un passaggio. Ah no. Mamma mia. Qua è ripidissimo, eh. No, da questo non si va. Da questa sì, però proviamo a salire in groppa. Vediamo se... Non mi dire che devo raggiungere quella fare raio da solo. No, io fino a non ce l'arrivo, eh. Allora. Non so. Ah, vedete, c'è qua la stradina. La faccia della stradina qua. Adesso vediamo cosa dobbiamo fare perché... Ah, ok. Salta. Palestra, palestra, ragazzo. Cos'è che combina? Ah, ti sta seguendo con sui sassi. Chi ha giocato a Ico si ricorderà sicuramente, noterà sicuramente qualche somiglianza, eccolo qua. Infatti coloro che hanno fatto questo gioco sono gli stessi che hanno fatto Ico e Shadow of the Colossus. Allora, noi dobbiamo sicuramente ok, oh, aiuto, mamma mia, mi pareva strano. Vediamo se abbiamo lasciato qualcosa qua. No. Cioè, guardate anche le movenze di Trico. Questo
vinto come... Sì, adesso troviamo qualcosa da mangiare, sì. Allora. Salute. Tranquillo. Adesso lui deve venire, anche lui. Se ce la, se ce la facciamo noi. E magari lui cade giù, che ne so. Chi lo sa, chi lo sa. Oh, è quello che arriva. Ah, qua è proprio una... tutta una rovina. Ho capito che vuoi mangiare. Vediamo un po' sta farfalla dove si porta. Ah no, viene da sotto la farfalla. Ah, di là c'è una strada. O dritti, vado a vedere dritti. Qua niente, sotto scala, niente. Siamo ancora più all'interno. Aspetta, guardo che non ci siano. Allora proviamo ad andare da qui. Sì, adesso arriva bene il cibo, dai che troviamo qualcosa qua. C'è qualcosa però è sotto le macerie. Ma il fulmine non arriva fin qua, eh. Proviamo a raccoglierlo lo stesso, vediamo se... Ma che maledetti. Da sotto sì c'è qualcosa. Aspetta, provo a saltare lì sopra e se si spacca. No, troppo un peso piuma. Allora dobbiamo andare da questa. E qua arriviamo sopra. Vabbè, ma se io lo chiamo... non ce la fa volare qua su, mi sa, però. Ah, vedi un po' che è arrivato di sua volontà. Sono qua dietro di te. Salta su. Ehi, salta, bravo. Fortuna che sono saloni grandi, si qua, perché se no... Allora, mi metto qua al riparo e illumino quello. Allora, entriamo qua, tondo.
ho sbagliato tasto. Dov'è che vai, Orpo? Torna su. Aspetta, Mario. Dai, fai un bel fulmine là. Che là, è per te il cibo, prendilo. Non è cibo. Ah, vai, vai, mangia, mangia. Non se lo mangia. Non ho capito perché non lo vuole mangiare. Mangia. Sì, mangia quello, non il legno. In effetti da questo si potrebbe anche andare su. Non viene mai, no? Orpo. Di là sarebbe bene stata andare. Aia. Arrivo fin da poi. Non lo so mica se era stata giusta, eh. Che dici? Se no potrei provare a... No, non era stata giusta questa. Vediamo di qua cosa succede. Perché se è arrivato da questo vuol dire che c'è un senso. Sopra là. Dobbiamo salire di su. Ok.
Ah! Un po' più in qua. Beh, dai, gli dico di venire un po' più avanti. Ecco. Però lui sta sempre là, allora vuol dire che c'è. Se sta là vuol dire che c'è un motivo. Ok. Adesso di qua dove devo andare? Ah, ok, da questa, sì. Sì. Ci sono quelle catene là che no? Mamma mia, è una roba immensa qua. Ah no, ma di là c'è un altro barile. Non prendere su di così. Perché mi hai fatto mettere lo scudo adesso? Oh Isha, oh Isha. Mamma mia, un altro livello. Accidente, acciderborina. Adesso però lui non so se qua ce la fa arriva su. Ma c'è anche le luce. Urca, ce la fa sì, arriva su. Porca miseria. Mi ha anche leggermente asfaltato. Vai, vai. Ma no, che fretta che ha, oi. Ah. Ah, dico, non ha visto qualcosa. Ah, accidenti. Accidebolina. Ah beh, qua c'è un'altra apertura. Allora, avanti con lo scudo. Però... sicuramente lui dovrà andare da questa. E io devo andare là in miniera. Perché sennò non avrebbe senso. No, poi c'è un altro passaggio qua. Allora. Mamma mia. In teoria se lo chiamano il nido dovrebbe esserci altri animali in teoria. Non so se come trico o no. Allora, c'è un passaggio da questa, ho visto. Però devo andare da questa o dall'altra. Ma sicuramente da questa. Questa non so. Beh dai, direi di finire qua sta quarta puntata. E alla prossima andremo da questa o dall'altra parte della miniera. Quindi restate collegati per sapere come va avanti la storia di Trico e il ragazzino, che sinceramente non so come si chiama. E bene, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.